Buonasera, sto per iniziare il webinar Come utilizzare al meglio i diversi tempi di lavoro dei materiali da impronta, tenuto dal dottor Dario Severino. Dario Severino è specializzato in protesi, è coautore dell'opera AFG Modeling, modellazione dentale naturale codificata, ed esercita la libera professione a Roma. Prima di iniziare, alcune comunicazioni di servizio. Sul vostro schermo dovreste visualizzare un box nel quale potrete digitare le domande che desiderate rivolgere al relatore e alle quali verrà data risposta al termine della presentazione. Tali domande compariranno in forma anonima. Vi invitiamo ad utilizzare tale box unicamente per porre le domande. Per eventuali saluti e commenti, vi invitiamo ad utilizzare il box della chat pubblica che comparirà al termine della presentazione. Nel corso della presentazione potreste sentire in sottofondo delle frasi in inglese. Qualora accadesse, si tratterà di comunicazione di servizio tra gli organizzatori del webinar. Lasciamo la parola al dottor Dario Severino. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti in questo contesto un po' inusuale per una relazione, inusuale almeno fino a come l'abbiamo inteso fino a qualche, per come l'abbiamo inteso fino a qualche tempo fa. Ho la sensazione che, diciamo, col passare del tempo dovremo abituarci a questo nuovo modo di fare comunicazione. Sicuramente parlare di fronte a una webcam senza nessun tipo di interazione umana non è facile, però ci proviamo. Ringrazio Dentsply per avermi invitato a tenere questa relazione e devo dire che non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione del genere, un po' come tutti. Per fortuna sembra che i grossi problemi derivanti da questo virus stiano finendo e quindi ci avviciniamo verso una fase di normalità. Io però penso che da tutte le situazioni ci sia sempre da imparare qualcosa. Quello che io ho imparato da questa situazione, da questo virus, da questo lockdown forzato, è sicuramente che il fatto di aver riscoperto il piacere di stare di più in famiglia con i figli, e questo mi ha fatto riflettere su un fatto fondamentale. Io credo che tutti noi abbiamo a disposizione qualcosa di importantissimo che è il tempo, e dobbiamo fare in modo di non buttare via il tempo, che è uno dei beni più preziosi che abbiamo. Ed è anche per questo motivo che ho preferito dare a questa relazione, diciamo, andare ad analizzare proprio il problema dei tempi di lavoro, tra i tanti fattori importanti per poter rilevare una buona impronta. Io a questo punto metterei in pausa la webcam e comincerei con la relazione, poi ci rivediamo dopo. Ok, diciamo negli ultimi tempi mi piace iniziare tutte le mie relazioni con questa slide. In questa slide mi piace sottolineare che cosa è cambiato in odontoiatria negli ultimi anni. Proprio in questi giorni io inizio a festeggiare il 20° anno che appartengo a questo mondo. E negli ultimi 20 anni ne abbiamo viste di tutti i colori. È cambiato di tutto. Sono cambiati i materiali, è cambiata la tecnologia che abbiamo a disposizione, è cambiata la nostra esperienza. È cambiato, cioè tutte queste cose hanno influenzato anche il nostro modo di decidere i nostri piani di trattamento. Se pensiamo ai materiali che abbiamo a disposizione oggi e che cosa possiamo fare con questi, chiaramente possiamo fare cose che erano impensabili soltanto 15 o 20 anni fa. Diciamo che il nostro lavoro va verso questo tipo di tendenza per quanto riguarda la protesi. Abbiamo delle preparazioni sempre più minimali, grazie alle grosse performance che oggi ci garantisce l'adesione e dei restauri sempre più sottili. Ed è questa è una cosa che mi piace tantissimo, perché secondo me preservare tessuto dentale è il segreto perché i nostri restauri possano durare più a lungo nel tempo. Quindi vedete, restauri sempre più sottili, preservazione di struttura dentale e monconi, diciamo, sempre un pochino più cicciotti. Spesso faccio vedere queste due foto nelle mie conferenze. Ho preso due preparazioni di due incisivi centrali fatte nel 2003 e nel 2016, quando ancora non avevo chiaro in mente queste differenze. E ogni volta che guardo le mie due preparazioni del 2003 e
ti devo confessare che mi sento male. Mi sento male perché in quella situazione avevo deciso di fare due corone in ceramica integrale e quando le riguardo oggi mi dico: ma a cosa serviva tutto questo spazio? A cosa serviva andare a mettere il mio finishing line così tanto sotto la gengiva? Oggi l'ho capito, serviva soltanto a rendermi più difficile la vita. Perché in una situazione del genere è più complicato prendere un'impronta, in una situazione del genere ovviamente non ho potuto performare una cementazione adesiva utilizzando la diga, ma soprattutto quanta dentina ho sprecato. Quanta dentina che è responsabile di una maggiore tenuta proprio meccanica di questi monconi. Quindi mi piace molto di più quello che ho iniziato a fare negli anni successivi e quello che vedete sulla vostra destra nel 2016. Quindi le cose che sono cambiate in odontoiatria sono tante. Eppure c'è qualcosa che invece non è cambiato. Quello che non è cambiato veramente è la biologia. Ma non negli ultimi 30 anni, 30 anni o 20 anni. La biologia non è cambiata negli ultimi 3.000 anni. Di conseguenza, tutto quello che prima era sbagliato fare quando utilizzavamo il metallo, è sbagliato farlo anche oggi, perché un sovracontorno di questo tipo, sia che lo facciamo in metallo, sia che lo facciamo in zirconia, sia che lo facciamo in bisilicato, rappresenterà sempre e comunque un problema, non solo per la gengiva, ma rappresenterà un problema anche per il moncone che è sotto. Vedete, questo è un lavoro che mi è arrivato in studio a 3 mesi dalla cementazione, fatto in un altro studio, è anche un brutto lavoro. Ma guardate la radiografia e guardate il livello di precisione che avevano queste corone. È evidente che dopo 3 mesi queste corone si decementano, la paziente viene in studio. Guardate tutto questo nero che c'è sul monco. Quella è un'infiltrazione batterica che nel giro di poco tempo diventerà carie e il moncone sarà perso. Quindi va bene tutto, vanno bene i nuovi materiali, però teniamo presente che certe caratteristiche sono importanti da mantenere anche oggi con i nuovi materiali. Quindi il nostro obiettivo, quello che dico sempre, è costruire delle protesi che la gengiva non è in grado di riconoscere. Perché un tessuto che sia in salute sicuramente è anche principalmente estetico. Quindi la prima forma di estetica è la salute dei nostri tessuti, la salute dei nostri. Quando spesso mi capita di assistere delle presentazioni, una cosa di cui sento parlare spesso è questo, cioè intendere il successo di un piano di trattamento come un insieme di funzione, estetica, salute dei tessuti molli, tessuti duri e soddisfazione. Soddisfazione soprattutto del paziente. Devo dire che va bene, è giusto, tutto perfetto, però in questa slide manca una cosa fondamentale di cui sembra non interessare più niente a nessuno e di cui non si parla più. È il tempo. Nel mio modo di vedere, quello che definisce veramente un successo o un insuccesso di un nostro piano di trattamento, di un nostro restauro, qualunque sia, è il tempo. Cioè, quanto questo durerà nel tempo? Io posso fare qualcosa di bellissimo, posso tranquillamente stupire la mia platea con dei salti carpiati, mortali, però poi se tutto quello che faccio dopo 6 mesi non è più in bocca al paziente o comincio a dare dei problemi, certamente non sarà un successo. E quindi sempre rimanendo in questo tema che vi ho spiegato all'inizio, di cui vi ho parlato all'inizio, il tempo, il tempo, il tempo, quello che ho fatto è stato dividere la mia carriera odontoiatrica in 4 parti, ognuna delle quali più o meno dura circa 10 anni. E ho cercato di capire come io sono cambiato, che cosa ho fatto, come ho cambiato il mio atteggiamento nel confronto dei piani di trattamento. Chiaramente nei primi anni ero mosso da una forte aggressività, data anche dall'inconsapevolezza, così anche negli anni successivi, e cercavo di fare di tutto il possibile, anche perché tutto quello che vedevo pensavo che si potesse fare. Adesso che sono entrato nella terza decade, vi dico che con la consapevolezza che mi ritrovo, ho cambiato completamente il mio modo di fare. Utilizzo dei piani di trattamento sempre meno invasivi, sempre più semplici, perché ho capito che cose semplici al loro interno hanno molto meno rischio di poter sbagliare. Io dico sempre, sono un dentista di campagna, abito in un piccolo centro, alla periferia di Roma, e mi piace quando vado al bar che i miei pazienti mi offrano il caffè piuttosto che mi fermino per dire mi è cascato questo, mi si è rotto quest'altro, ho avuto un problema.
Quindi, fatta questa introduzione, andiamo a vedere, quindi tenendo presente che la biologia non è cambiata, in un caso del genere, che cosa è che non ha funzionato? È chiaro, questo è un paziente che ha dei problemi con la sua igiene orale, ma vi domando, quanto il problema è lui che spazzola poco o quanto il problema è questa protesi imprecisa che gli provoca sanguinamento e di conseguenza lui non spazzola adeguatamente? Quindi, in una situazione del genere, che cos'è che non ha funzionato? Perché questo lavoro è finito così? Oppure in una situazione del genere, vedete gengive che scappano, sovracontorni enormi, sottocontorni enormi. Noi siamo sempre portati a pensare che un'imprecisione della protesi sia sempre un problema, sempre e solo per la gengiva, ma come potete vedere in questa immagine, chiaramente uno dei problemi che poi si viene a verificare, oltre che a carico della gengiva, è anche a carico della radice del dente, che col tempo finirà per infiltrarsi e per cariarsi. Quante volte smontando dei lavori troviamo delle cose del genere? Vuol dire che ci nascondiamo dietro un dito? Sono cose che succedono in tutti gli studi e a volte succedono anche ai nostri lavori. Quante volte arriva l'assistente e vi dice il paziente tal dei tali è venuto perché gli si è staccata una corona? Quando si stacca una corona, quasi sempre noi abbiamo poi la paura, prima di vedere il paziente, di poter trovare al di sotto una cosa del genere. Quindi, che cos'è che non ha funzionato in questi pazienti? Vi dico che nel 90% dei casi, quello che non ha funzionato è un problema nell'impronta. Certo, noi siamo più spesso portati a dare la colpa ai tecnici, ma nel 90% dei casi la colpa è nostra. Cioè, ci dobbiamo domandare, abbiamo dato al tecnico un'impronta lavorabile? In questi giorni di lockdown mi piace inserire questo slide perché mi ha fatto ridere tantissimo questo meme, perché penso che è una situazione in cui più o meno ci siamo trovati tutti. Cioè, di chi è la colpa quando succede questo? Io dico sempre che la colpa è sempre e solo del dentista, perché mandare un'impronta che non sia lavorabile al tecnico è un problema nostro. Vuol dire che non siamo stati in grado di renderci conto che quell'impronta non è lavorabile. Ed è assurdo, è un pessimo biglietto da visita, è il motivo per cui spesso e volentieri i tecnici parlano male dei dentisti. E i dati che abbiamo a disposizione ci dicono questo, e sono dati molto preoccupanti. Cioè i tecnici ci dicono che l'89% delle impronte che entrano nei loro studi sono sbagliate, hanno dei problemi, vari tipi di problemi, ma hanno dei problemi. E sapete qual è la risposta nel 47% dei casi da parte di noi dentisti? La risposta è vai avanti lo stesso, cioè, come diceva il mio amico Tony Billè, che purtroppo ci ha lasciato durante questa pandemia, un suo medico gli diceva: si dia una sabbiatina agli occhiali prima di guardare le mie impronte. Esattamente quello che noi chiediamo ai nostri tecnici. Quindi i clinici sanno di avere questi problemi, tutti lo sappiamo. Il 69% dei medici deve rifare una più corona al mese, il 69% dei medici deve riprendere una o più corone al mese. Ma ci siamo chiesti una cosa, ma quanto costa questa roba? Quanto costa oggi rifare un'impronta? Non è più come una volta, che si riprende l'impronta, si rifà il lavoro, ci rimettiamo noi, non è un problema. Costa tantissimo alla gestione di un'impronta, per cui è una cosa che va assolutamente evitata. Per questo che vi dico, noi siamo in grado di leggere un'impronta, lo sappiamo se quello che stiamo mandando al nostro tecnico è un qualcosa di lavorabile o no. Devo dire che io sono molto sensibile a questi problemi, per questa cosa devo pubblicamente ringraziare Alberto Battistelli, che è il tecnico con cui lavoro ormai da 20 anni. Questa è una foto, credo, un po' più recente del 2005-2006, però quando io ho iniziato a lavorare con lui, ero un ragazzo giovane con tanti capelli, soprattutto senza capelli bianchi, lui già mi parlava di queste cose di cui vi parlerò oggi, perché avevano per lui già rappresentato un'importante fonte di formazione per i suoi corsi. Quindi mi ha trasmesso questa passione per la precisione, cosa per la quale lo devo ringraziare per tutta la vita. Quindi, come dicevamo prima, precisione e salute. Guardate che livello di chiusura e di precisione che si faceva negli anni 90. Adesso questa roba qui sembra non interessare più niente a nessuno. Per fortuna devo dire che con i nuovi materiali, finalmente, dopo tanti anni,
riusciamo a vedere delle precisioni che sono veramente buone anche con i materiali tipo la zirconia o comunque ottenuti con CAD. E questo mi fa molto piacere perché penso che per troppi anni abbiamo utilizzato questi materiali senza un livello di precisione sufficiente. E quindi mi piace sempre dire che ottenere questi livelli di precisione, ottenere dei lavori che possano durare nel tempo, è un percorso. Un percorso al centro del quale, come vedete in questa slide, c'è l'impronta, che è un momento fondamentale per chiunque voglia fare il protesista nella vita. Uno dei miei maestri, che è stato Samuele Valerio, diceva sempre: se alle 7 di mattina accetto il primo compromesso, alle 7 di sera metto i denti di legno, perché alle 7 di sera ormai sono stanco e quindi comincio, se alle 7 di mattina comincio a trascurare la prima bollicina sulla mia impronta, alle 7 di sera mi andrà bene anche un'impronta stirata. Il problema è, sappiamo leggere un'impronta stirata, lo sappiamo capire quando è stirata e qual è stato il motivo che ha stirato questa impronta. Quello ci piace dire, nessun compromesso. Sempre, diciamo, per introdurre il discorso, le nostre preparazioni possono essere, come tutti ben sapete, extragengivali, iupragengivali o subgengivali. Devo dire che, trovandomi nella terza decade della mia carriera, come vi dicevo prima, sempre di più. Mentre all'inizio, diciamo, tendevo nell'80% dei casi a portare i miei finishing line sotto gengiva, oggi nell'80-90% dei casi tendo a stare iupragengivale ed extragengivale. Non ho nessuna intenzione di complicarmi la vita, non ho nessuna intenzione di indebolire troppo i miei munconi perché sono fermamente convinto che indebolirli troppo ne riduce la longevità. È chiaro che prendere un'impronta con margini extragengivali è estremamente più semplice. In un caso del genere, dove devo fare qualcosa che sia una via di mezzo tra delle faccette e delle corone, vedete incisivi centrali con delle cotte grosse ricostruzioni, sceglierò un tipo di preparazione come questa, che è iupragengivale, che mi consente di rilevare l'impronta senza grossi problemi, utilizzando addirittura un solo filo di ritrazione, mi consente però in fase di cementazione di mettere la diga, di poter performare una cementazione adesiva adeguata. Questa è l'impronta, molto semplice da rilevare, questo è il caso finito, questo è il sorriso del paziente. Ma la cosa che più mi piace vedere è questa. Guardate la qualità di questi tessuti, perché sono così belli? Sono così belli perché non li abbiamo toccati. Sono così belli perché dopo aver fatto la mia cementazione adesiva ho avuto lo spazio per poter andare a rifinire tutti gli eccessi di cemento in maniera adeguata. Quindi questa gengiva non toccata è perfetta. È chiaro che se poi devo avere a che fare con una gengiva che ha dei problemi e la devo migliorare, il discorso cambia. Però questo livello di precisione si può ottenere soltanto, abbiamo detto, passando attraverso una impronta adeguata. E vi dico, per provocazione, quante volte smontando i nostri provvisori troviamo questo? Allora vi dico subito che se abbiamo voglia di migliorare la qualità delle nostre impronte, ma quello che succede normalmente è che il giorno dell'impronta, smontando i provvisori, troviamo questo, allora non siamo nel webinar giusto perché in una situazione del genere è impossibile rilevare un'impronta adeguata. Non c'è materiale che tenga, non c'è Aquasil Ultra Plus che tenga. In una situazione del genere un'impronta non si prende. Quindi sarebbe più giusto magari andare a rivedere altri tipi di concetti che sono quelli della preparazione e quelli della gestione del provvisorio, perché quante volte nella nostra pratica quotidiana noi troviamo dei provvisori come questo? E vi assicuro che gestire un provvisorio in questo modo, lucidarlo in questo modo, rifinirlo in questo modo, non porta via tanto tempo, porta via esattamente lo stesso tempo che ci vuole per farlo in maniera sbagliata. Questo è il giorno giusto per prendere l'impronta. Quando io smonto i miei provvisori e trovo dei tessuti in questo modo qui, quello è il giorno perfetto per poter prendere l'impronta. Perché questo è un tessuto assolutamente sano che potrà essere depiazzato, spostato, gli puoi fare quello che vuoi, non uscirà una goccia di sangue. Sono sicuro che la mia impronta sarà corretta. Vedete? Guardate questo solco aperto, pronto a ricevere la pasta del materiale dentro. Il mio maestro Sam diceva: quando vedi un solco così, è come se lui ti stesse gridando: dammi la pasta. Quando, rimuovendo il secondo filo, vediamo una situazione del genere, sappiamo già che l'impronta verrà bene.
Poi può capitare la bolla, può capitare a tutti, ma qui ci sono tutti i presupposti perché l'impronta sia adeguata. Quindi sappiamo tutti che per prendere un'impronta adeguata dobbiamo spostare questa dannata gengiva e depiazzare il nostro tocco. Esistono varie tecniche, elettrochirurgia e laser. Io non amo in alcun modo le tecniche eccessivamente aggressive. Perché dico sempre che ogni volta che vedi del sangue stai facendo chirurgia e ogni volta che fai chirurgia dovrai fare i conti con una cicatrice. Quindi attenzione, preferisco spostare le mie gengive quando sono perfettamente sane e preferisco farlo semplicemente con dei fili da ritrazione. Il concetto dell'utilizzo dei fili è molto semplice. Utilizziamo un primo filo molto sottile, generalmente un 3-0 o al massimo un 2-0, che come potete vedere nell'immagine dà uno spostamento verticale della gengiva. Tant'è vero che, come vedete nell'immagine di sinistra, praticamente il margine di preparazione che prima era juxta gengivale diventa immediatamente extragengivale. A questo punto posso decidere di rilevare l'impronta, oppure se voglio un margine subgengivale, quello che devo fare è spostare il nuovo finishing line in una posizione più apicale. Quello che voglio vedere è questo, vedete, questi sono qua casi quotidiani, casi di tutti i giorni. E a questo punto, se invece abbiamo bisogno di rilevare un'impronta con un margine subgengivale, utilizziamo un secondo filo. Il secondo filo generalmente è di un diametro molto più grande. Generalmente utilizzo un 1 o uno 0 e ha il compito di spostare orizzontalmente il nostro solco, tant'è vero che non deve assolutamente essere introdotto all'interno del solco interamente, è sufficiente introdurre soltanto una metà di questo filo, in questo modo qui, come vedete nell'immagine di sinistra. Il filo va lasciato lì per alcuni minuti e poi va rimosso. Quando andiamo a rimuoverlo, ci troveremo, come nell'immagine di destra, un solco praticamente aperto, pronto a ricevere il nostro materiale senza nessun tipo di problema. Se noi non spostiamo il solco, se noi non vediamo quello che c'è nel solco, il nostro materiale non lo leggerà. E quindi vedete, è pronto per poter, diciamo, ospitare il nostro materiale light, in questo caso con qualunque tipo di supporto preferiamo portarlo all'interno. Ecco, quando rimuovo il secondo filo, quello che voglio vedere è questo. Voglio vedere un bel margine, nessun sanguinamento, una preparazione pulita e un solco depiazzato. Depiazzato e quindi pronto a ricevere il mio materiale. Vedete che cosa succede se il secondo filo viene messo in questo modo? Ossia, la cosa importante nel secondo filo è di inserire uno dei due capi all'interno del solco. Se andiamo a sovrapporli, come in questo caso, quello che succede è questo, vedete? Esattamente nel punto dove i due fili si incontravano, rimane contatto della gengiva sul dente. Questo è un problema? Sì, in alcuni casi può essere un problema, perché impedisce al nostro materiale di entrare in quella zona lì che per noi è fondamentale. E vedete come questo difetto, questo contatto della gengiva con l'altra preparazione, immediatamente si va a riversare anche sulla nostra impronta, che esattamente in quel punto avrà un effetto. Queste cose che sto cercando di dirvi, secondo me sono importanti, ma sono importanti per un semplice motivo, perché, come dicevo, la biologia non è cambiata, questi concetti sono validi per tutto. Se adesso va molto di moda e sicuramente sarà il futuro per tutti quanti, l'impronta ottica, no? Ma se noi non spostiamo la gengiva, vogliamo leggere qualcosa che sta al di sotto della gengiva, se non lo vediamo con gli occhi, se non ci entra il nostro materiale di impronta, non ci entrerà neanche la luce del nostro scanner. Quindi dimentichiamoci che compriamo lo scanner e risolviamo tutti i nostri problemi. Questi concetti rimangono uguali. E qui, a proposito di questo, vi voglio parlare di una cosa molto importante, perché le nostre impronte poi sono soggette anche ad una serie di forze che possono creare delle distorsioni. Le distorsioni più frequenti, più note, di cui si parla più spesso, sono le distorsioni da estrazione. Cioè, abbiamo il nostro solco aperto, inseriamo il nostro materiale di impronta all'interno di questo solco, in fase fluida, chiaramente. Poi il materiale può
polimerizzerà e diventerà solido. Dovremo estrarlo. Nell'estrarlo, questo materiale che cosa dovrà fare? Dovrà superare tutta una serie di sottosquadri che sono presenti nella bocca. Quindi, per poter uscire, quello che dovrà fare è deformarsi, uscire dal sottosquadro. E una volta uscito dal sottosquadro, dovrà. Il motivo per cui poi i materiali d'impronta non vanno colati prima di un'ora, dovrà ritornare esattamente nella posizione in cui era prima. Questa si chiama deformazione con ritorno. Cosa succede? Succede che più il nostro materiale ha una buona memoria elastica, più sarà in grado di superare questo sottosquadro e ritornare nella sua forma originaria senza grossi problemi. Quello che dico sempre è che un elastico più grande ha più memoria elastica e resistenza allo strappo di uno piccolo. Quindi quello che ho fatto fino ad oggi è stato questo. Di dove avevo presente un grosso sottosquadro, aumentavo il quantitativo di materiale da impronta. Quindi fino ad oggi quello che ho dovuto fare, anche nei confronti dei miei solchi, è allargarli tantissimo, aprirli tantissimo, per evitare che il materiale in quella zona lì si potesse deformare. Cosa succede se noi superiamo la memoria elastica, la capacità elastica del nostro materiale? Succede questo, che quando andiamo ad estrarlo si strappa, si rompe. Ok? Però questo è un tipo di deformazione che mi preoccupa poco, perché se guardiamo attentamente l'impronta ci accorgeremo che ci sarà un punto dove l'impronta si è strappata. E se siamo delle persone, diciamo, oneste, riprendiamo l'impronta. La cosa che mi preoccupa di più non è tanto questa, è quella della deformazione permanente. Cioè, un attimo prima che il materiale si strappi, quello che succede è che subisce una deformazione permanente al suo interno, per cui la sua memoria elastica non è più in grado di riportarlo nella posizione originale. Però il materiale non è strappato, noi non ci accorgeremo mai di questa cosa qui. Per cui il rischio è che avremo una impronta deformata senza accorgerci. Il giorno in cui ce ne accorgeremo sarà quando faremo la prova dei nostri denti. Ecco perché mi piace avere un materiale che abbia una resistenza allo strappo molto elevata. Acqua Silustra Plus è il materiale che ha la resistenza allo strappo maggiore tra tutti quelli che ci sono in commercio. Come potete vedere, dopo le 24 ore addirittura questa resistenza aumenta, per cui è un materiale che può essere più volte colato in laboratorio se abbiamo bisogno di duplicare un. Tutto questo ha una ragione esclusivamente chimica. Rispetto agli altri polimeri silostani non abbiamo un tipo di polimerizzazione lineare, ma vedete, avendo quattro tipi di legami siliconici, avremo la formazione proprio di un vero e proprio reticolo che rende il materiale estremamente resistente. Che cosa significa avere un materiale molto resistente allo strappo? Ci consente di lavorare con spessori di materiale molto ridotti. Quindi, se inizialmente ero costretto ad aprire tantissimo i miei solchi gengivali per evitare che il materiale si strappasse, oggi posso utilizzare, essere molto più conservativo nei confronti del mio parodonto, perché sono sicuro che il materiale non si strapperà, ma posso essere molto più conservativo nei confronti del dente con la mia preparazione, perché sono sicuro che quando andrò a rimuovere il materiale questo non si deformerà. Guardate la differenza tra queste due impronte. Nell'impronta di sinistra vedete un solco estremamente depiazzato, molto depiazzato, sempre perché questa è un'impronta vecchissima, la paura che questa si potesse deformare. Invece guardate quello che faccio oggi, sono estremamente più conservativo nei confronti del mio solco. Una domanda che mi fanno spesso è: i fili devono essere impregnati? Vi dico di sì, conviene impregnare i fili, però facciamo attenzione, impregniamoli con l'impregnante adatto a seconda del tipo di materiale che utilizziamo. Io tendo ad utilizzare cloruro di alluminio nel secondo filo, che è il materiale che diciamo va un po' più d'accordo con i siliconi. Attenzione perché se utilizziamo invece il solfato di alluminio ne andiamo a inibire la polimerizzazione. Tenete presente che le preparazioni vanno sempre e comunque lavate da tutti gli inquinanti chimici, perché qualunque inquinante chimico può andare ad interferire con la nostra polimerizzazione. Però dovendo scegliere, meglio il cloruro di alluminio se utilizziamo i siliconi. Il solfato di alluminio se utilizziamo i polietili. E questo l'ho imparato a mie spese. Questa è un'impronta dei primi anni 2000, presa in polietere. Guardate come il materiale a contatto col montone è assolutamente non polimerizzato, perché stavo utilizzando un impregnante sbagliato, ma io all'epoca non lo sapevo.
Qui ho preso questa impronta, mi sono accorto che era sbagliata e ho detto all'assistente: butta questo schifo di materiale, non mi piace più, darmi il silicone. Prendo il silicone e l'impronta viene via perfetta. Perché? Perché poi, come vi dicevo, ho capito che stavo utilizzando l'impregnante sbagliato rispetto al tipo di materiale da impronta che utilizzavo. Facciamo attenzione perché il cloruro d'alluminio, che è un ottimo astringente per precipitazione proteica e proprio fa contrarre la nostra gengiva, ce la apre, però dà anche necrosi tessutale oltre i 15 minuti. Quindi non va tenuto all'interno del solco per più di 15 minuti. Ecco perché preferisco impregnare il primo filo con solfato ferrico, un materiale che diciamo, non dà nessun tipo di retrazione, ma semplicemente è un emostatico, oppure con epinefrina, semplicemente bagnando il filo con un po' di anestetico con adrenalina, e utilizzo il cloro d'alluminio soltanto per il secondo filo. Certo, 15 minuti non sono pochi, ma non pensiamo che prendiamo tutti i giorni impronte su singoli denti, pensiamo a quando dobbiamo prendere un'impronta su un'arcata, dopo aver messo il filo sul primo dente, prima che metteremo il filo sull'ultimo, passerà più di 15 minuti. Quindi attenzione a questa cosa. Adesso dovrebbe partire un filmato nel quale si vede come gestiamo i fili da retrazione prima di prendere l'impronta. Regia, mi manda il filmato per favore? Sono spariti i video? Non è un problema, Fabrizio. Se non hai più i video, non fa niente, vado avanti. Va bene, fa nulla. Era un video interessante perché faceva vedere come mi piace utilizzare i fili e come mi piace spostare le gengive prima di prendere l'impronta. Ecco, vedo che il video sta apparendo. No, non è questo. Va bene, vado avanti, non è un problema, anche perché siamo un po' in ritardo. Peccato perché era un video interessante. Che tipo di tecnica utilizziamo per l'impronta? Ce ne sono tantissime. La mia preferita è la monofase bimateriale, cioè due materiali, uno nel cucchiaio, uno sui monconi. In un unico tempo. Non amo le tecniche in due fasi per il semplice fatto che penso che mi facciano perdere il doppio del tempo. E come vi ho detto stamattina, io voglio risparmiare tempo. Però, per chi è amante della doppia impronta, prima dicevamo sappiamo leggere un'impronta, vedete, questa alla vostra sinistra e alla vostra destra sono due doppie impronte prese. Quindi con un primo materiale putty che poi è stato scartato e all'interno del quale è stato messo il secondo materiale. Vi dico subito che quella di sinistra è completamente sbagliata, quella di destra invece è un'impronta, doppia impronta corretta. La prima cosa che dobbiamo guardare in una doppia impronta è questa, cioè non dobbiamo vedere in nessun punto dell'impronta il primo materiale putty che era all'interno del nostro portaimpronte. Se possiamo vedere il primo materiale vuol dire che in quel punto la nostra impronta è deformata. Quello che succede è questo, immaginate di prendere la vostra prima impronta col putty. Quando andiamo a reinserire il materiale in bocca, se non l'abbiamo adeguatamente scartato, questo può toccare solo in alcuni punti del moncone e aprirsi, deformarsi. Gli spazi che si vengono a creare vengono occupati dal nostro materiale light e quello che succede è che quando noi andiamo a togliere il nostro moncone, il primo materiale, chiamiamolo putty, cercherà di ritornare per memoria elastica nella sua forma originaria e questo deformerà la nostra impronta. Quindi il modo corretto per prendere l'impronta in due tempi è questo. Il materiale, il primo materiale, va scartato tantissimo, va dato moltissimo spazio al secondo materiale light, magari si possono programmare in alcuni punti di contatto, ma che siano lontani dalle zone che ci interessano e garantire quindi che l'impronta sia presa esclusivamente e come diciamo che è come se il primo materiale non facesse altro che fungere da portaimpronta individuale.
E il porta impronta individuale corretto è quello che lascia il giusto spessore di materiale di dove ci interessa. Invece, nella tecnica monofase bimateriale, vedo che il filmato è pronto, ma magari lo vediamo dopo. È la tecnica che preferisco, quindi l'assistente mette il materiale all'interno del cucchiaio, io metto il materiale più fluido sui monconi e rileviamo l'impronta in un unico. Chiaramente, in questo caso, nel giudicare l'impronta, non dovrò più utilizzare il parametro che ho utilizzato prima. Cioè, all'interno del mio moncone, io posso vedere il primo materiale, quello che stava all'interno del cucchiaio. Ok? Non è un problema. La cosa che dovrò valutare è come i due materiali si sono fusi l'uno nell'altro e andare a valutare se c'è qualche stiratura che adesso vedremo benissimo come valutare. Quindi non è un problema se vediamo il primo materiale, in questo caso il viola, se prendiamo un'impronta monofasica. Però, ad esempio, guardate questa impronta, anche questa è vecchia. Vista da questa angolazione non sembra male, ma adesso le immagini sono purtroppo in bassa qualità per motivi di banda. Però se io vado a ingrandire, potete vedere in questa zona qui come tra il materiale arancione e quello verde ci sia un vero e proprio solco, che è quello che noi chiamiamo stiratura, e quello è dovuto a un problema di fusione dei due materiali. E questo tipo di difetto può essere dovuto a varie cose, di cui adesso parleremo. Innanzitutto un problema di eccessiva differenza di viscosità tra i due materiali, quello che sta nel cucchiaio e quello che sta sui denti. Possiamo avere materiali a diversi livelli di viscosità, chiaramente. Tenete presente che un materiale molto viscoso ha poca scorrevolezza, un materiale poco viscoso ha grande scorrevolezza. E nella nostra, catalogo ci sono materiali per tutti i gusti. L'importante è sceglierli nel modo corretto, soprattutto nella loro interazione l'uno con l'altro. Io dico sempre che i liquidi sono, è la fluidità, la viscosità migliore, perché i liquidi tendono ad assumere la forma del recipiente che li contiene, e un materiale da impronta liquido sarebbe ideale, perché riuscirebbe ad andare a rilevare qualunque tipo di dettaglio. Il problema qual è? Che un materiale troppo fluido non può essere utilizzato in bocca, altrimenti colerebbe dappertutto. È chiaro che un materiale fluido che noi andiamo a mettere sui nostri monconi deve avere un certo grado di fluidità. Adesso dovrebbe partire il secondo filmato, credo che ci sia. Deve avere il giusto grado di fluidità per poter leggere tutti i dettagli che ci sono sulla nostra preparazione. Però dovrà anche avere la consistenza adeguata per non colare dappertutto e consentirci una buona impronta. Se è possibile far partire almeno il secondo video. Volevo mostrare a tutti qual è il giusto grado, secondo me, di fluidità del materiale. Devo dire che questo, l'extra low viscosity dell'Aquasil è veramente fantastico, perché vedete come va molto semplicemente pur essendo molto fluido, vedete, non cola da nessuna parte, riesce a leggere tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. E poi ci dà tutto il tempo per poter prendere il nostro cucchiaio, che nel frattempo la nostra assistente ha preparato, e inserirlo al di sopra del materiale. La cosa importante da sapere, se mi togliete il video vado avanti, se no va a finire che vado lungo coi tempi, è la differenza di viscosità che devono avere questi due materiali. Chiaramente il materiale che noi metteremo nel portaimpronte avrà una viscosità diversa rispetto al materiale che andiamo a mettere sui nostri monconi. Il mio consiglio, dopo averle provate veramente tutte, è quello di utilizzare due materiali che abbiano una differenza di viscosità che sia il più simile possibile. Ok? Utilizzare un putty troppo duro con un light troppo fluido dà dei problemi. Perché dà dei problemi? Per questo motivo qua. Immaginate una goccia d'acqua che cada in un bicchiere d'acqua. Immediatamente creerà una serie di onde, ma sono delle onde basse, dolci, che col passare dei secondi tenderanno ad appiattirsi. Ok? Quindi due materiali con la stessa fluidità, in questo caso acqua e acqua, creano un'onda di distorsione molto lieve. Se invece utilizziamo materiali con grossa differenza di viscosità, come in questo caso, succederà che il materiale più duro tenderà completamente a spiazzare
il materiale più fluido. Ovviamente stiamo parlando della tecnica monofase, due materiali in un'unica fase, chiaramente. Invece, se utilizziamo quest'altra combinazione, chiaramente, pur avendo un putty molto duro, essendo il light meno duro, avremo una migliore scorrevolezza dei due materiali uno sull'altro. Quando abbiamo una grossa differenza di viscosità, quello che succede è questo: non è più una goccia d'acqua che cade nell'acqua, ma è un sasso che cade nell'acqua. Il sasso che cade nell'acqua crea una serie di onde di distorsione enormi, e queste purtroppo ci metteranno molto più tempo ad appiattirsi. E mano a mano che il tempo passa, però, il nostro materiale non è acqua, tende a polimerizzare, e quelle onde finiranno per rimanere nella nostra impronta, che si chiamano stiratura. Ok? Per cui dico, se utilizziamo un putty estremamente duro, una tecnica che a me non piace, però va schiacciato molto bene all'interno del portaimpronte, allo scopo di limitare il più possibile lo scorrimento dei materiali. Ci dobbiamo togliere della testa che il nostro materiale debba spingere qualcosa all'interno del solco, perché ce lo siamo detti già poche slide fa. Se il solco non l'apriamo, il materiale non ci entra. E seppure ci dovesse entrare in un solco chiuso, finirebbe per strapparsi quando andiamo a rimuovere. Quindi è una cosa che non ha alcun senso. Vedete? Questo è un caso tipico di stiratura, cioè il materiale non si è fuso adeguatamente l'uno all'altro. Le cause possono essere tante. Una è questa che vi ho detto, utilizzare due materiali con un'eccessiva differenza di viscosità. Certo è che la stiratura rende l'impronta inutilizzabile, per cui va ripresa e dobbiamo imparare a leggerla, perché troppo spesso noi guardiamo soltanto il margine e non guardiamo che cosa c'è sul resto del moncone. Ma altre cause che possono dare problemi di stiratura sono queste: mancato rispetto dei tempi di lavorazione, ne parlavamo prima, un'eccessiva differenza di viscosità tra i due materiali, lo abbiamo appena detto, temperature elevate, perché? Perché in temperature elevate i materiali tendono a polimerizzare più velocemente. E un altro problema è la permanenza di inquinanti chimici sul moncone, come dicevamo prima, per cui i monconi vanno sempre lavati con un detergente, okay, che va a rimuovere tutto quello che c'è all'interno. Un'altra delle cause che può generare questo tipo di stirature è un problema, secondo me, veramente fondamentale, per questo ho voluto lasciarlo alla fine, anche perché è un problema di cui non si parla veramente tanto, è quello della distorsione da inserimento. Vi invito a fare con me questo ragionamento. Allora, quando noi, qualunque tipo di materiale da impronta è costituito da una base e un catalizzatore. Okay? Si tratta di due componenti chimici che, una volta miscelati insieme, innescano un meccanismo di polimerizzazione. Nel nostro caso, abbiamo detto, lo chiamiamo reticolazione, perché è un tipo di reazione chimica un pochino più complessa che poi dà queste caratteristiche di estrema resistenza alla trazione. Io ho calcolato, allora tenete presente che non appena i due materiali si toccano l'uno con l'altro, inizia una reazione chimica. Ho calcolato che in un team molto affiatato, con un assistente con cui si lavora da tanti anni, il tempo per riempire il portaimpronta e portarlo alla bocca del paziente richiede a dir poco tra i 30 e i 40 secondi. Per un materiale che normalmente indurisce in 5 minuti, 30 secondi sono praticamente il 10% del tempo. Cioè vuol dire che nel momento in cui noi portiamo il nostro materiale a contatto con le nostre preparazioni, un 10% di queste catene polimeriche si sarà già formato. E quelle sono quelle che giocano contro di noi. Perché essendo già formate, tenderanno a respingere la forma che noi vogliamo dargli, un po' come questi materassi memory che tendono a ritornare dove erano. Quindi è fondamentale contenere questo problema. Bisogna utilizzare una miscelazione e un inserimento il più rapido possibile, ritardanti chimici dove è possibile. Una cosa che facevo spessissimo prima era quella della riduzione della temperatura, anche se non c'è nessuna evidenza scientifica in questo, però vi dico che tenere il materiale, il silicone parlo, in frigorifero chiaramente rallenta i tempi di polimerizzazione. Oggi tutto questo non è più un problema per me, adesso vi spiegherò il perché. Semplicemente perché finalmente è uscito un nuovo materiale che è un extended set, cioè un materiale che ci garantisce circa 35 secondi in più di lavorabilità
senza che si inneschi il meccanismo della polimerizzazione che per noi è pericolosissimo. Ora vi dico, io per anni ho chiesto un materiale del genere, invece i fornitori continuavano a venire in studio a propormi materiali fast set. Non che i fast set, cioè io non li amo, non li utilizzo. Potrebbero essere utili per prendere un'impronta di un singolo moncone, ma sinceramente quando già passiamo a due monconi, il grosso rischio è che nel momento in cui andiamo a mettere il portaimpronte nella bocca del nostro paziente, il quantitativo di catene polimeriche che si è già formato sarà tantissimo. E queste tenderanno a respingere la forma, di conseguenza la nostra impronta sarà estremamente più deformata. Vedete in questo diagramma come, perché diciamo, i polieteri ancora hanno un discreto successo negli studi. Per questo motivo qua, come potete vedere da questo diagramma, hanno un diagramma di polimerizzazione diverso da quello che avevano originariamente i siliconi. Hanno una vera e propria curva. Invece il silicone ha una linea retta. Se immaginate la linea tratteggiata come il momento in cui noi portiamo il nostro materiale a contatto con le nostre preparazioni, guardate come un materiale fast set ha già determinato gran parte della sua polimerizzazione. Quindi è estremamente pericoloso. Invece guardate in azzurro i siliconi extending set, che sono dei materiali fantastici, non hanno nessun tipo di concorrente al momento sul mercato, perché il quantitativo di catene che si sono formate è veramente bassissimo. Quindi teniamo presente che magari ci vorranno 30 secondi in più, ci vorrà un investimento di 30 secondi in più per l'indurimento del materiale, ma è tutto tempo che risparmieremo, perché andremo a contenere enormemente il rischio di distorsione. Contenere il rischio di distorsioni vuol dire non riprendere l'impronta e non perdere altro tempo e stare di più con la famiglia, andarsi a fare una passeggiata al mare. Un altro rischio nella distorsione da inserimento è quello di utilizzare portaimpronte che non siano rigidi, mi raccomando, portaimpronte deve essere rigido. E poi altre due cose vi voglio dire, poi vi lascio. Io dico sempre, questo bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? Se lo chiediamo a un ottimista ci dirà che è mezzo pieno, se lo chiediamo a un pessimista ci dirà che è mezzo vuoto, ma se lo chiediamo a un matematico ci dirà che è tutto pieno, perché è pieno per metà di vino e per metà di aria. Quindi teniamo presente che nel momento in cui prendiamo i nostri portaimpronte, questi non sono vuoti, ma sono pieni d'aria. Quindi dobbiamo istruire adeguatamente le assistenti a come mettere il materiale all'interno del portaimpronte, vedete, spingendolo da un lato all'altro in modo tale che il materiale entri e l'aria esca. Una volta messo adeguatamente il materiale nel portaimpronte non va toccato, perché se continuiamo a toccarlo con le dita, quello che succederà è che creeremo delle bolle d'aria che poi ci ritroveremo all'interno. Quindi quando valutiamo un'impronta, chiaramente deve essere chiaramente leggibile, deve avere una riproduzione fedele, deve essere priva di bolle. Se è un'impronta presa in un one step, dobbiamo andare a valutare, una volta che il margine è chiaro e pulito, dobbiamo andare a valutare i due materiali come si sono legati tra di loro. Se non c'è nessun gradino, se non c'è nessun gradino, nessun difetto di fusione, vuol dire che la nostra impronta non è stirata. Chiaramente i materiali devono poter riprodurre fedelmente i dettagli. Una cosa che faccio spesso vedere nelle conferenze è questa. Tipo, adesso qui non si vede molto bene perché abbiamo dovuto abbassare la qualità dell'immagine, ma questa impronta è perfetta, quasi perfetta o da rifare? Bene, vi dico che a guardarla bene, ingrandita, è un'impronta che ha un ottimo margine, però sul fondo, non so se si riesce a vedere, la qualità di fusione dei due materiali non è perfetta, è una stiratura. Può sembrare una banalità, però guardate com'è il moncone colato in gesso prima che il tecnico lo tocchi e guardate che tipo di quanto questa stiratura sia importante. E voglio dire, detto tra noi, non l'ho ripresa questa impronta, ma sinceramente questo è un difetto importante. Quindi quello che dico sempre anche è la regola dei 3 secondi. Quando diventiamo bravi a leggere un'impronta, direi che 3 secondi sono più che sufficienti per capire se è un'impronta adeguata o non adeguata. Se
Se stiamo lì per più di 3 secondi, vuol dire che vogliamo convincerci che l'impronta vada bene, ma in realtà sappiamo bene dentro di noi che non va bene per niente. Due piccoli consigli: per rilevare le impronte, io utilizzo sempre un divaricatore come questi tagliato, perché con un solo dito mi consente di aprire completamente le guance del paziente senza avere nessun tipo di interferenza, altrimenti avrei bisogno di 3 assistenti per fare un'impronta, ma non posso permettermelo. E vedete, con un solo dito, con una mano, io riesco a tenere aperte tutte quante le guance. E una volta inserito il portaimpronte, lo tolgo. In studio siamo organizzati in questo modo: abbiamo dei timer, vedete, uno fissato a 6 minuti per la polimerizzazione del materiale, che facciamo partire esattamente nel momento in cui i due materiali vanno a contatto, e un altro puntato su 15 minuti, che è il tempo critico di utilizzo del cloruro di alluminio, perché, come vi dicevo, oltre i 15 minuti diventa tossico per i tessuti. Un'altra cosa che faccio è, se devo prendere più impronta di più monconi, faccio questa cosa qui: o utilizzo la siringa, oppure vado a tagliare queste puntine, questi tip gialli, perché diciamo, allargando il foro, mi garantisce un'estrusione del materiale più veloce e mi fa guadagnare tempo. Un consiglio: io ve l'ho detto prima, da giovane andavo molto in laboratorio da Alberto per cercare di capire quali erano i problemi a cui andavano incontro i tecnici. Io non sono dotto tecnico, ho fatto il liceo classico, per cui per me erano delle richieste assurde. Per chi ha dei dubbi, facciamoci mandare i modelli dai nostri tecnici prima che vengano toccati o scartati, per renderci conto veramente di quali sono i problemi o quali possono essere i problemi delle nostre impronte. È chiaro che lavorare su un modello così è estremamente più semplice per tutti, possiamo garantire un livello di precisione che sicuramente darà una buona durata ai nostri restauri. Questo è il caso finito. Io direi che mi fermerei qui. Sono stato nei tempi, solo 5 minuti di ritardo. E questo è il sorriso della paziente. Vi ringrazio e sono pronto a qualunque tipo di domanda. Aspetto che Fabrizia mi cambi il layout. Faccio ripartire la videocamera. Ecco, adesso dovreste anche vedermi oltre che sentirmi. Allora, che ne penso dei... La prima domanda che mi viene fatta è: cosa penso dei fili di trazione in versione pasta? Allora, li ho utilizzati per un periodo. Sinceramente, non penso che siano necessari. Sono estremamente costosi e secondo me non danno nessun tipo di vantaggio nella presa dell'impronta. Io preferisco utilizzare un filo di cui conosco il diametro e che so già che tipo di dilatazione e di retrazione mi darà. Per cui cercherò di utilizzare fili sempre più sottili all'interno del solco, ma grazie alle caratteristiche dei nuovi materiali, fili sempre più sottili anche nella parte superiore, quindi per dare un depiazzamento orizzontale. Sinceramente non sono un grosso amante, perché è come se non fossi in grado di controllare il quantitativo di depiazzamento del solco che questi fili mi possono. Quindi preferisco farlo da solo, utilizzare il mio filo 1, se non mi basta prendo un 2, se mi rendo conto che è troppo grande lo tolgo e metto uno 0. Ah, questa è pure una bella domanda. Come si deterge il moncone? Bisogna farlo prima o dopo di togliere il secondo filo? Bella domanda. Allora, il moncone va deterso con un detergente, ok? Potete usare quello che volete. In passato Dentsply aveva un materiale fantastico che, oltre a detergere il moncone, determinava anche un abbassamento della tensione superficiale e quindi venivano fuori delle impronte stupende. Ma siccome lo compravo soltanto io in tutta Italia, credo, adesso non lo producono più. Quindi per detergerlo possiamo usare un comune detergente. L'ideale sarebbe utilizzare un detergente per piatti, ma sinceramente non l'ho mai provato, perché per ovvi motivi, però quello che voglio dal detergente è che abbia questo tipo di capacità di sgrassare il moncone da tutto quello che c'è sopra. Bisogna farlo prima o dopo aver tolto il secondo filo? L'ideale è dopo aver tolto il secondo filo, l'importante è che sciacquiamo bene. Personalmente io faccio scusate,
il grosso della detersione prima di togliere il secondo filo, ok? E dopo aver tolto il secondo filo, una leggera detersione soltanto della parte di moncone che rimane, in modo tale da ridurre i tempi. E basta, vi posso dare come consiglio anche un'altra cosa, anche la clorexidina, quindi ti dà una buona detersione del moncone, però generalmente io uso un detergente normale a pH neutro. Cosa utilizza per scaricare la prima impronta in punti? Allora, ho già detto che non sono un grande fan della doppia impronta, però per scaricare nei pochi casi in cui decido di utilizzarla, prima la scarico con un bisturi e poi con una classica fresa da laboratorio, di quelle veramente aggressive, vado a togliere tutto il materiale, cioè non voglio che in nessuna parte i miei monconi vadano a toccare il primo materiale. Se è un'impronta superiore lascio praticamente intatto il palato, perché se mi si deforma quella zona mi interessa poco o niente. E in alcuni casi vado a lasciare alcuni punti qui e lì, generalmente tre punti lontano dalla zona che mi interessa. Però generalmente utilizzo ripeto, prima un bisturi e poi delle frese di laboratorio molto aggressive, perché mi piace scaricare tanto, tanto, tanto la prima impronta. Il portaimpronte, altra domanda, viene caricato nel medesimo momento in cui si porta il materiale light sul moncone oppure prima, bella domanda, oppure prima il light sul moncone e poi carica il portaimpronte? Sono contento di queste domande perché sono tutte domande da utilizzatori, sono domande molto interessanti. A questa domanda purtroppo devo rispondere dipende. Dipende da che cosa? Dipende da quanti sono i monconi che devo improntare. Chiaramente, se il moncone da improntare è uno solo, generalmente faccio partire la mia assistente e quando lei è più o meno a metà di riempimento del portimpronte, io parto con il light sul moncone. Se devo prendere l'impronta di 12 monconi, il discorso cambia, quindi partirò prima io e quando sono più o meno a metà dirò a lei di partire. L'obiettivo è di cercare di evitare tempi morti, perché i tempi morti col materiale fermo all'interno del portaimpronte vanno ad aumentare il fenomeno di cui vi parlavo prima, quindi di prepolimerizzazione del materiale. Se noi entriamo nella bocca del paziente con un materiale prepolimerizzato, avremo per forza di cose dei problemi. È come se noi, mettendo il nostro composito d'alterazione nella nostra cavità, lo lasciassimo prima un quarto d'ora esposto alla luce ambiente e poi provassimo a modellarlo. È chiaro che la modellazione, il materiale non si lascerà modellare adeguatamente. Inserimento fili per tanti monconi, per non arrivare ai 15 minuti critici. Allora, questo l'ho detto prima, non so se si è sentito. Quando ho questo tipo di problemi, allora innanzitutto il primo filo, anche nel caso di un unico moncone, spesso e volentieri rimane all'interno del solco per più di 15 minuti, per cui non utilizzo il cloruro d'alluminio, utilizzo semplicemente dell'adrenalina o un po' di solfato ferrico che non è un materiale assolutamente tossico. E nello stesso tempo ci dà una discreta emostasi. Per non arrivare ai 15 minuti critici, in quel caso o non utilizzo impregnante, oppure come avete visto, ho il mio cronometro, quindi metto il filo impregnato, quando scadono i 15 minuti lo tolgo e lo sostituisco con uno di uguale calibro ma non impregnato, e quindi mi mantiene la gengiva in quella posizione per il tempo necessario. Va anche detto che i casi in cui ormai prendiamo impronte per arcate intere, ahimè, vanno sempre riducendosi. Però generalmente questo è quello che faccio. Questa pure è una bella domanda. Vorrei sapere se per evitare bolle nei margini è bene soffiare con l'aria. È una pratica che va molto di moda in questo periodo. Quello che vi posso dire è che io l'ho provata tante volte e secondo me è una pratica un po' a rischio, nel senso che va fatto, cioè si può fare, ma va fatto in maniera estremamente delicata e da lontano, perché possiamo avere il rischio opposto, cioè se soffiamo troppo da vicino e con troppa forza rischiamo di incamerare aria all'interno del materiale che è sul moncone, per cui possiamo peggiorare la situazione. Si può fare, ma delicatamente da lontano.
Sinceramente io l'ho fatto per parecchio tempo, ma non è che io abbia visto un miglioramento nella qualità delle mie cose, per cui a questo punto ho smesso di farlo e vado avanti come facevo prima. Per evitare le distorsioni, che ne pensi della tecnica a tre tempi? Ho preso impronte anche con la tecnica a tre tempi, ho preso impronte anche con tre materiali. Quello che penso è che tutto questo non serva perché mi fa perdere tempo inutilmente. Non so chi abbia fatto la domanda, ma ti assicuro, ti do del tu perché tanto siamo colleghi, ti assicuro che con quei tre o quattro accorgimenti che ho cercato di darvi nel webinar, il rischio di distorsioni è praticamente ridotto a zero, per cui non vedo nessun motivo per dover rendere il mio workflow quotidiano e la presa delle impronte ancora più complicato e più lungo. Che vantaggi potrebbero avere, scusate, i polietri al giorno d'oggi rispetto ai polimerici lossani, se hanno ancora un'indicazione clinica? Allora, anche questa è una bella domanda. Io non ho più polietri nel mio studio ormai da anni. Il primo motivo per cui non li ho più, badate bene, è un ottimo materiale, ma il primo motivo per cui non li utilizzo più sono le caratteristiche organolettiche. I pazienti non lo sopportano, ha un sapore, un odore veramente fastidiosissimo. E poi sono dei materiali estremamente poco stabili, cioè se noi prendiamo un'impronta in poliedere e ce la dimentichiamo in macchina in primavera, come in questi giorni a Roma fa 24-25 gradi, praticamente la vostra impronta in poliedere è da buttare, non è più utilizzabile. Non so se mi spiego. Quindi io non vedo nessun tipo di indicazione. Poi ho un materiale estremamente duro. Essendo un materiale estremamente duro, e parlo di dopo che è avvenuta la polimerizzazione, è anche un materiale estremamente poco incline a resistere alle trazioni, quindi tende a strapparsi molto di più. Sinceramente, non mi piace avere 500 materiali da impronta, il fat set, l'extended set. Io ormai ho trovato la mia situazione ideale, ho solo quello, utilizzo quello e ci faccio qualunque tipo di dell'Aquasil che mixi. Quali sono esattamente i materiali dell'Aquasil che mixi nella tecnica della monoimpronta bimateriale? L'ho mostrato nella slide, ma probabilmente sono andato un po' veloce. Per quanto riguarda un regular set, utilizzavo quello viola, monofase, insieme all'XLV, che è quello giallo. Da quando è uscito l'extended set, questo materiale di cui vi parlavo prima, che ci dà questi 35 secondi in più di lavorabilità, chiaramente ho cambiato completamente le mie scelte, quindi utilizzo quello lì che è verde, ma si chiama Extended Set con l'XLV che è sempre Extended Set, per cui abbiamo 35 secondi in più per poterlo lavorare. Quali componenti dei guanti inibisce la polimerizzazione? Si è sempre detto che è lo zolfo, oppure perché va a interferire con la polimerizzazione dei materiali. Secondo altri è la polvere. Fatto sta che qualunque cosa sia, io vi consiglio, se utilizzate un putty, di impastarlo a mani nude, ma senza l'utilizzo dei guanti. Il rischio che si possa inibire la polimerizzazione è elevato, per cui fate disinfettare adeguatamente le mani all'assistente e le fate impastare il putty a mani nude. Sinceramente, vi dico che utilizzando un mix all'interno della Pentamix ho risolto anche questo problema, perché qualche paziente poteva anche stranirsi, soprattutto in questo periodo che stiamo combattendo col virus, potrebbe non accettare di buon occhio il fatto che la vostra assistente vada a impattare il punti con le mani. Sulle distorsioni può influire il senso di inserimento e disinserimento del cucchiaio? Sì, quello può interferire sulle distorsioni da estrazione, chiaramente. Quello che dico io sempre se noi aumentiamo il quantitativo di materiale in presenza di un sottosquadro, aumentiamo anche la sua memoria elastica. Ok? Aumentando la sua memoria elastica, come vi dicevo prima durante il webinar, questo materiale più facilmente tenderà a deformarsi e a ritornare nella sua forma originale. Quindi sì, ci sono dei piccoli,
trucchetti di disinserimento, di inserimento, ma la cosa importante che vi dico io, per vivere sereni, non pensiamo tolgo prima da destra, tolgo prima da sinistra. Cerchiamo di utilizzare dei porta impronte, possibilmente fatti individuali, ma se utilizziamo dei porta impronte del commercio, che lasciano spazio al materiale, perché più materiale abbiamo, ok? Anche nella zona dei sottosquadri, meno questo risentirà dell'estrazione, della deformazione da estrazione. Quindi, più che questi consigli, la cosa importante è cercare di utilizzare dei cucchiai che lasciano uno spazio adeguato al materiale. Più sottile il materiale, più questo tenderà a deformarsi quando noi andiamo ad estrarre. E poi utilizzate un materiale che abbia una forte resistenza alla deformazione da trazione. Come vi dicevo, l'acqua Silultra Plus è quello che ha la maggiore capacità di resistere a questo tipo di trazione. Ah, finite? Finite le domande? Ok, credo che siamo stati nei tempi. Anche io ringrazio tutti e spero di vederci prima possibile in prima persona. Buona serata. Con questa risposta possiamo considerare concluso l'incontro. Ringraziandovi per la vostra partecipazione, vi invitiamo a consultare il calendario completo degli eventi di formazione online organizzati dalla Dancefly Sirona Academy che potete trovare sul nostro sito aziendale. Di nuovo grazie e in questi giorni particolari un grande in bocca al lupo a voi tutti da parte di Dancefly Sirona. Buona serata.